Allora, Presidente, visto che stiamo parlando di Costituzione e la prima cosa da rispettare qui dentro è la Costituzione, vediamo di rileggere insieme, anche per la mia e sua utilità, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Dopodiché, quando si è stabilito che lì doveva esserci il ministro Alfano poteva venire, stare zitto e far parlare anche il vice ministro Bubbico, ma qui doveva esserci, perché diversamente è un attentato per non rispetto della Costituzione. Richiamo ancora adesso invece la sua di attenzione, visto l'assenza, rispetto al fatto, nel momento in cui le stava dando la parola al vice ministro Bubbico, se lei d'imperio ha cambiato il calendario dei lavori, perché se lei ha la buona volontà di leggerla, qui non c'è scritto informativa del governo come la scorsa volta alle ore 18 che è stata tolta. Presiedevo io l'aula quando, su proposta del senatore Romani, venne inserito il punto all'ordine del giorno che alle ore 12 di martedì si tenesse l'informativa non del governo ma del ministro Alfano, e qui c'è scritto quello. Quindi, se lei dovesse procedere con l'audizione di una persona diversa da parte del ministro, o lei cambia di sua parte il calendario dei lavori, o noi non staremo qui, con tutto rispetto per l'amico e collega Bubbico, ad ascoltare una persona diversa rispetto a quello del calendario. Rispetto al resto, Presidente, io mi domando, ma una domanda sincera e non dietrologica: se il ministro Alfano ha paura di confrontarsi col Senato rispetto ai fatti che sono di sua competenza, dovrebbe essere lui che si occupa della difesa del paese, dell'ISIS o da parte dell'invasione, dell'immigrazione irregolare? Io qualche problema ce l'ho. Anzi, molti ne ho, però mi chiedo come la Presidenza intenda accettare, perché qui non c'è di mezzo il gruppo dei 5 Stelle piuttosto che della Lega. Questa è la dignità del Senato, se contiamo ancora qualcosa oppure ci hanno già aboliti, per cui Alfano non ci caga neanche di striscio. Grazie.